Ciao a tutti, oggi facciamo la pizza versione americana. Chi viaggia avrà sicuramente notato che nelle pizzerie all'estero c'è una pizza chiamata peperoni con due P. Chi l'ha ordinata credendo di ricevere una pizza con i peperoni ha trovato la sorpresa, c'è il salame sopra. Il salame è il salame peperoni che ho già fatto sul canale, vi lascio il link. Oggi prepariamo questa pizza. È la versione americana, quindi un impasto un po' diverso. Comunque vi assicuro che è veramente, veramente buonissima. Gli ingredienti sono farina 00, acqua, lievito fresco, se volete usare quello secco più o meno un terzo della dose, sale e olio. Io uso l'olio di semi, potete usare anche quello di oliva. È una ricetta che ho visto fare, quindi mi attengo a quella. Sciolgo il lievito con l'acqua, poi aggiungo una parte della farina. 2/3, 3/4. Iniziamo a impastare e sempre impastando aggiungo il sale, poi il resto della farina e alla fine l'olio. Tempo totale di impasto 10-15 minuti, meglio se avete la planetaria. Quindi copriamo e lasciamo riposare un'oretta. Dopo un'oretta dobbiamo preparare le palline di impasto. Allora, lì dipende sempre dalla teglia che avete, eccetera. Questo impasto peserà poco meno di 400 grammi. Io ho già chiaramente calcolato tutto. Farò due palline da poco meno di 200 grammi, 190-195. Per fare due pizze di diametro 24 centimetri, perché così ho la padella, ricordandoci che la pizza americana è più alta di quella italiana, ancora più alta di quella che si fa in Sicilia, che è leggermente più spessa di quella che si fa al nord Italia. Comunque, con queste quantità vengono perfette due palline per due pizze americane leggermente spesse da 24 centimetri di diametro. Quindi formiamo le nostre palline, adesso vediamo come, facilissimo, e poi le facciamo lievitare 24 ore in frigorifero. Addirittura a me sono servito un po' meno di 24 ore, poi lo vedete quando l'impasto è bello lievito. Ci aiutiamo con della farina normalissima 00, quella che in America chiamano, loro usano forse la all purpose flour, non lo so, forse usano la 00, molti usano ormai la farina italiana. Ricordo anche in questa fase che se da una pallina manca del peso, lo potete prendere all'inizio prima di formarle dall'altra, non cambia niente. Quello che importa è la lievitazione, quella che avverrà adesso in frigorifero. Bene, spolveriamo con della farina, mi raccomando. Ricordiamoci che l'impasto deve sempre rimanere umido comunque, non deve seccare. Quindi, se serve, spruzzate anche un goccio d'acqua durante queste 24 ore. Per il condimento, beh, ho visto aprire delle latte di salsa pronta. Chiaramente, se volete, il gusto americano è quella. Io mi mantengo sul classico: pomodori pelati che ho macinato a mano, sale, origano, loro usano quello della busta, terribile. Olio, salame e peperoni, mozzarella, quella secca per pizza, tanta, ce ne vuole tanta, è una pizza molto formaggiosa, alta e formaggiosa. Poi magari un giorno farò anche la pizza con l'ananas, no, quello mi rifiuto di farlo, anche perché non la riuscirei a mangiare. Quando l'impasto è lievitato, nel mio caso 20 ore scarse, lo allarghiamo. Potete usare farina o addirittura semola. Allora, io ho visto fare così: si fa prima attorno al bordo, diciamo, poi si schiaccia all'interno e alla fine si schiacciano i bordi. Chiaramente, nel frattempo, lo allarghiamo alla misura, nel mio caso, 24 centimetri.
padella già rovente delle crepes. Adagiamo l'impasto e adesso in un paio di minuti, proprio due, dobbiamo aggiungere i vari ingredienti, quindi salsa di pomodoro e poi insomma quelli che volete. Anche il salame si mette adesso, mi direte. Sì, ma poi si brucia in cottura. Sì, si brucia. Viene fatto così. Evidentemente piace il salame bruciato. Comunque, è così, è buono. Vi assicuro che è buono. Ecco, non guardate lo zero sulla piastra. È l'altra, non si vede quella che è accesa. È proprio a temperatura piuttosto alta. La pizza, con questo artificio, cuoce per due minuti sotto a temperatura alta, come se fosse nel forno da pizzeria. E intanto abbiamo preriscaldato il forno di casa alla massima temperatura, quella che avete, e quando era proprio caldo caldo, lo dobbiamo mettere in modalità grill. In questi due minuti chiaramente controllate da sotto, perché ci mette un attimo a bruciarsi, muovetela un po'. Ci spostiamo quindi nel forno, più in alto possibile, tenetela anche con le mani, e il forno lo chiudete un attimino, però tanto anche quello da pizzeria è aperto, e dopo 4-5 minuti di forno, lo vedete, la pizza è pronta. Benissimo, è con grande piacere che vi mostro e che mi mangerò la pizza americana pepperoni con 2P, anzi 3. Bisogna provare tutto. Vi posso assicurare che la pizza pepperoni, almeno quella che ho fatto io, è veramente buona, poi non è molto diversa da quella italiana. Allora, poi anche lì è come la pizza italiana, non è dappertutto buona. Stessa cosa, se uno la va a mangiare in America, non sarà tutta buona quella pepperoni. Comunque, vi ricordo di iscrivervi al canale se vi piacciono i miei video, e vi ricordo di seguirmi su TikTok, perché devo arrivare a 1000 iscritti. Voglio fare le live sui più che altro sui formaggi, sulla cucina, comunque diciamo salumi e formaggi, ma anche ricette semplici, vediamo. Però per fare live ho bisogno di 1000 iscritti, quindi se volete mi fa piacere. Ok? Ci vediamo presto.